Beh, una non si poteva, l'avevo preannunciata settimana scorsa, il 30 di dicembre del 37 è nato Gordon Banks. Che ha fatto 79 anni, quindi a fine anno prossimo e ne farà, compirà 80. E una carriera in cui ha disputato 555 partite di league e 679 in totale, limitata da un grave incidente automobilistico che, dal quale uscì con un occhio praticamente da cui non vedeva più, e per un portiere abbastanza importante. Dopo l'inizio al Chesterfield, la sua carriera si è focalizzata su due squadre, il Leicester e lo Stoke City. Fra l'altro, in maniera anche piuttosto sfortunata, perché chiaramente Leicester e Stoke, al di là dell'impresa dell'anno passato, non avevano mai avuto, si parla dal 59 al 73, ambizioni di primato. Però sono sempre arrivate benino in Coppa, vale a dire che il Leicester nel 61 e nel 63 è arrivato per due volte a Wembley nella finale di FA Cup, ovviamente con Banks in porta, perdendo la prima 2-0 col Tottenham, la seconda 3-1 col Manchester United. Poi nel 64 e nel 65 hanno fatto invece la finale di Coppa di Lega, però all'epoca la finale Coppa di Lega si giocava su due partite, andata e ritorno. Nel 64 la vincono proprio contro lo Stoke, la squadra a cui dopo nel 67 verrà trasferito Banks, perché all'Leicester stava salendo di prestigio un giovane che gli levò il posto, vale a dire Peter Shilton. E nel 65 invece la perse contro il Chelsea. Passando allo Stoke, rivince la Coppa di Lega nel 72 battendo il Chelsea, da cui aveva perso nel 65 con Leicester. Quindi è stato un po' un intrigo in Coppa di Lega fra Stoke, Leicester e Chelsea, hanno giocato fra di loro, insomma, le Coppe di Lega. Strano che per gli inglesi, che sono molto superstiziosi e scaramantici, un giocatore che ti perde due finali consecutive a Wembley sia poi il portiere che gioca nella nazionale inglese a Wembley nel campionato del mondo. Vabbè, comunque le cose andarono... Basta che non giochi col numero 13. Vabbè, lì le cose andarono diversamente meglio. 73 caps, fra l'altro... Banks ha un bel record, perché su 73 presenze in nazionale ha solo 9 sconfitte, quindi su 64 partite è uscito imbattuto dal campo e può vantare ben 35 clean sheets. Ha due presenze in due diverse edizioni dei mondiali, quello del 66 in cui lui batté il record iniziale senza aver subito reti, perché per le prime 4 partite, quasi 5, non subì reti, poi subì la rete di Eusebio in semifinale contro il Portogallo, ma mancava pochi minuti al termine. Quindi ho capito di Eusebi. No, di Eusebio. E poi 3 presenze nel 70 invece in Messico, e purtroppo la quarta non la poté disputare, quella famosa del quarto di finale contro la Germania Ovest. Al suo posto giocò Bonetti, l'Inghilterra vinceva 2-0 e poi perse 3-2 ai supplementari. Particolare curioso di queste 73 partite, che sia l'esordio il 6 aprile del 63 che l'ultima partita il 27 maggio del 72, tutte e due furono giocate contro la Scozia. È ufficiale, Larry ci ha persi stasera. Vabbè, pazienza. Ce ne faremo una ragione. No, ascolta il podcast tanto. Sì, fra le altre cose, la cosa buffa è che tutte e due contro la Scozia, ma il 6 aprile del 63 debutta a Wembley contro la Scozia e vince la Scozia 2-1. 27 maggio 72, ultima partita contro la Scozia, ma ad Hampden Park, e vince l'Inghilterra 1-0. Quindi vabbè. Ecco.